Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, benvenuti a questo nuovo episodio di Project Zomboid. Siamo qui nella casetta al buio dove ci siamo rifugiati l'altra volta dopo essere sfuggiti a quell'orda zombie. Andiamo un pochino a vedere fuori. Qui c'è la luce accesa però. Cerchiamo un pochino di vedere innanzitutto fuori com'è la situation. È notte ancora. Ok. Andiamo magari a chiuderci in casa, non fuori. Andiamo a vedere se c'è qualcosa qui a giro dunque. Libro, qui mi sembra comunque abbiamo già esplorato tutto, probabilmente. Mazza da golf, pantaloni, canottiera, cuscino, ok. Andiamo qui e facciamoci una bella dormitina. Ah, non siamo abbastanza stanchi per dormire, ok. Quindi andiamo a chiuderci magari in una stanza, e di quelle senza finestre come questa qui. Qui c'è della candeggina. E aspettiamo che arrivi la mattina, quindi andiamo a velocizzare il tempo al massimo. E aspettiamo. No, se mi muovo smetto di aspettare. Ok. Mezzanotte, 41. Bla bla bla, sono le 2. Sono le 3, abbiamo fame e siamo annoiati. Ok, quindi andiamo fuori. Fuori. Ok. Dunque abbiamo fame e siamo annoiati, quindi andiamo al frigo. E andiamo a mangiarci dunque i broccoli. Mangiamoci tutti questi broccoli. E mangiamoci anche i piselli. Andiamo a bere. Riempi bottiglia. Abbiamo due bottiglie, non una. Quindi beviamo. Riempiamo due bottiglie d'acqua. E andiamo a bere. Andiamo a vedere se abbiamo qualche tipo sì, coltello. Qualche libro per evitare di annoiarci. No, questo portafogli, boh, buttiamolo, lascia. Che cazzo servirà il portafogli? Boh. Andiamo. Che cazzo è? Ah no, quello è il portafogli, abbiamo buttato. E qui c'è qualcosa? No. Questa cassettiera non mi ricordo se ci ho guardato. O non meglio le scarpe, ok. Sì, comunque invece di chiuderci in bagno potremmo anche chiuderci lì. Dunque, andiamo a vedere qui c'era, mi sembra, un libro. Giornale, rivista. Andiamo a leggere il dunque, rivista. Leggi. Quindi andiamo a leggere la rivista e ci passerà la noia in questa maniera. Siamo alle 4:40, quindi fra poco arriverà il giorno. Andiamo a farci una dormita magari in camera. Close. Yep. Andiamo a dormire. Sì, voglio dormire. E quindi ci sveglieremo a norma in tarda mattinata. 7, 8, 9. 10, 11 e che erano per rumori? Ok, comunque manca 10 a mezzogiorno e siamo svegli e pronti a uccidere gli zombie. Andiamo a vedere. Hello? Mai non carichi? Ok, non stava caricando. Dunque, andiamo di qua. Volevo andare in questa direzione perché di qua ci dovrebbe essere tipo la logging camp, ovvero dove buttano giù gli alberi, dove lavorano il legno. E quindi dovremo trovare anche un'accetta. Andiamo ancora di qua. Questo è quel coso che ieri, cioè ieri nell'altro, ieri effettivamente era ieri nel gioco, quindi abbiamo trovato chiuso. Andiamo a battere questi due zombie, tanto la nostra arma è in ottime condizioni. Cerchiamo di. Boom! Morta, ok. Guardiamo perché a volte anche gli zombie hanno dei buoni drop. Quanto leviamo. Oh! Vaffanculo. Vieni qua. Boom! Ah, morta in un colpo. One shottata così. Maglietta, pantaloni, scarpe. Naturalmente dico, anche gli zombie hanno dei buoni drop e non droppano una mazza. Dunque, qui ci sono quegli uffici che abbiamo, da cui siamo fuggiti l'altra volta. Cerchiamo di uccidere questo zombie. Oh, ormai non me la prendo. Ok. Abbiamo attirato qualcuno, mi pare di no. Zaino da trekking normale, scarpe e pantaloni dunque. Non mi pare ci sia nessuno che ci sta aggrando. Andiamo qua. Cerchiamo di prendere quella tizia che è qua. Ah, forse non ci ha visto.
Oh. Vieni. Ok, eccoti qua. Ok. Ok, troppi. Merda ragazzi, ci hanno morso. Merda ragazzi, ci hanno morso. Ok. Ci difenderemo fino all'ultimo istante. Via tutti. Morirò con onore. Morirò con onore. Dunque. Dai. Ok. Sei morto? Sì. Allora. Siamo probabilmente morti uguale perché. Questo c'è un sacco di roba, uno. Penna, mattarello, borsone, con le telascarpe. Ok. Siamo probabilmente morti uguale perché se andiamo qua. Avambraccio sinistro, graffiato. Dunque, andiamo a prendere da questi zombie una maglietta. E facciamo tieni bende. A parte ci dovremmo avere già le bende forse, bende 8, sì. Vabbè, facciamo applica benda avambraccio sinistro e ci andiamo a curare. Dunque, mentre abbiamo degli antidolorifici, prendiamo queste pillole, siamo in dolore forte in questo momento. Con gli antidolorifici dovrebbe passarci un po', adesso è dolore. Prendiamo un altro antidolorifico. Bisogno di cure mediche, un bel discorso. Qui bende non possiamo più applicarle. Abbiamo finito gli antidolorifici, quindi a posto così. E cerchiamo di sopravvivere finché è possibile, in pratica. Dunque, c'è un esercito di zombie qui. Cerchiamo di stare attenti. Abbiamo bisogno di cure mediche, quindi non siamo. Oh! Ragazzi, sono troppi. Cerchiamo di andare di qua. Salve. C'è nessuno? No. Ok. Oh. Via. Questo è morto? Sì. Questo? Quanto ci vuole? Mori. Ok. Morto. Dunque, andiamo a vedere se riusciamo a prendere questo. Antidepressivi? Oh! Prendi. Forse quando ci annoiamo servono gli antidepressivi. Immagino. Giornale, pantaloni, scarpe. Ok. Allora, di qua ritroviamo una strada, quindi probabilmente ci stiamo avvicinando alla parallela, diciamo, sì, eccola qua. Dobbiamo andare in questa direzione. Quindi cerchiamo di andare in qua e evitare magari scontri troppo ravvicinati. Salve, salve. Muori. Oh. Muori. Oh. Lei non mi ha visto? No, non mi ha visto. Oh, mi ha visto! Mi ha visto! No, ragazzi, siamo finiti, siamo finiti. Siamo. Oh, aiuto, dolore, dolore, chi mi ha morso? Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ok. Ah, aiuto! Oh, cazzo! Quanti sono? Ragazzi, questo personaggio doveva finire prima o poi e abbiamo trovato. Dai! Ah, chiuso! Chiuso! Ok. Ok, ragazzi, ok. Siamo stanchi, eccoci. Via. Dobbiamo. L'unica nostra speranza è quella di trovare una casa. Cerchiamo di nasconderci in mezzo agli alberi. Ok. Vediamo se non ci inseguono. Sicuramente abbiamo un esercito di zombie dietro. Dicevo, l'unica nostra speranza è quella di nasconderci dentro una casa.
e uscire da un altro ingresso. Oh, ok. Forse siamo un pochino più tranquilli. Oh, ok. Wow. Non mi fido di voi ragazzi. Dove siete? Non c'è nessuno. Dunque. Andiamo a vedere un pochino. Lì c'è uno zombie, lì c'è uno zombie. Dunque, da queste parti, non so dove di preciso, ci dovrebbe essere questo logging camp. Che a norma dovrebbe essere il logico luogo dove uno trova la città. Anche se a questo punto, guardiamo un pochino il nostro stato di salute, bendato, condizione generale ok, quindi forse non siamo stati infettati da questi morsi, da questi danni che abbiamo preso. Dunque, siamo leggermente affamati in questo momento. Controlliamo che non ci sia nessuno che ci sta aggrando intorno. Andiamo a mangiarci un po' di carne essiccata. Ok. Ci dovrebbe passare la fame. Sì, esatto. La nostra arma si sta piano piano rompendo. Allora, questa zona qui, con questi alberi quadrati. Vabbè, andiamo a esplorare dentro questi alberi. Vediamo se troviamo qualcosa. Dunque. Io tengo sempre la mazza pronta all'uso. Ovviamente dentro la foresta ci muoviamo più lentamente. Però abbiamo seminato quell'esercito di zombie, ragazzi, eh. Non è stata una cattiva idea quella di infilarsi nella foresta. Allora. Forse di qua. Meglio andare in questa direzione piuttosto che in diagonale. Sono già le 6:30, eh. Ora non vorrei essere entrato nella parte fitta della foresta. Ci sta. Andiamo a correre un pochino, magari andiamo un pochino più veloce. Dai. Maledizione, quanto. Scusate, questo personaggio. Quanto è grande questa foresta? Ma io non posso fare niente, vero, con questa mazza, no? Ehi, ma ho sbagliato tasto. Ok. Che è sta musichetta? Che starebbe a significare? Forse mi sta arrivando il buio. Mi sa che questa foresta è tipo gigantesca, ragazzi. Dunque. Oh! Siamo stanchi. Ok, andiamo più piano. Oh! Oh! Ok, abbiamo trovato uno spazio gigantesco, rettangolare. E qui c'è un po' di roba marrone, se sarà terra battuta tipo, quindi ci sta che ci sia un edificio o qualcosa comunque collegato qui. Vediamo se quella ci ha visto. No, quella non ci ha visto. Di qua sembra ci sia qualcosa. Comunque sono le 7:20. No, non corriamo, non corriamo. Ricordiamoci comunque che potrebbero essere ovunque. Allora. Dove saresti? Te che ti lamenti? Dunque, andiamo di qua. Vediamo se questa strada conduce da qualche parte. Conduce probabilmente alla zona dove eravamo prima. Forse il logging camp è nella parte opposta. Vabbè, intanto andiamo qua. Oh! Io 3 volte corro per fare prima, ma è bene non correre. Ok. Andiamo un pochino a vedere. Niente intorno, intanto si sta facendo sempre più buio, sono le 8 di sera. E lì abbiamo ritrovato la strada, dunque. Vediamo se qui c'è qualcosa, mi pare di no. Di qua? Ok, do un'occhiata su internet, probabilmente dalla parte opposta, ovvero da dove siamo arrivati. Ok, no, invece è continuando verso nord, diciamo.
in questo mondo isometrico. Dunque, voi vedrete sicuramente poco in questo pezzo, quindi magari andrò un pochino a aumentare la luminosità. Ci sono due zombie. Salve. Uno. Due. Oh. Via. 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 Muori anche te. Dai, cosa ti ci vuole a morire? Muori, ok. Ah, sei già morto, ok. Dunque, inventario. Vediamo se questi zombie hanno qualcosa di interessante. No. Allora, leviamo l'inventario. E qui probabilmente aggrediremo il mondo perché sì. Va bene, dai. Affrontiamoli. Non avrò paura di loro. Dunque, di qua, di via. 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 Ok. Qualcuno vivo? No. Apriamo l'inventario, andiamo a vedere questi zombo. 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 Vitamine. Fatica meno 2. Ma prendiamoci. Possono fare comodo. Ok. E andiamo avanti. Ormai non. Ok. Non so se quella ci ha visto, sì. Dobbiamo passare due strade sulla sinistra e poi andiamo a. Oh cazzo, è pieno di zombie però ragazzi, via. Merda. Uno. Dai, uno giù. Facciamolo in calma, uno giù. Controlliamo sempre i drop degli zombie. Ora prima non l'ho fatto. Ok, un po' di lag. Cioè un po' di FPS che si abbassano. Non so per quale motivo, perché non ha senso. Boo. Boo. Dai. Muori. Andiamo a zoomare, sennò non si capisce nemmeno cosa sta succedendo. Oh. Paura di livello? Ma vaffanculo. Ma te non vuoi morire? No, liscio. Presa. E boom. Ma ragazzi, perché si stanno abbassando così questi FPS? Facciamo? Hey you! Oh. Ho decisamente sbagliato tasto. Ok. Forse un pochino si sia ripreso. Perfetto. Ok, allora. Questo aveva dei. Non questo, ma questo qui. Beta bloccanti. Allevia nel panico. Prendiamo queste pillole. Siamo impanicati. E siamo anche assonnati, ragazzi. È un po' un bel cascino. Dunque. Perché a norma ci manca ancora. Cazzo, un bel pezzo. Ci manca davvero un bel pezzo. Sapete cosa c'è? Per la France. Vai! Via. Fanculo. Non ho voglia di fare 10 km di strada con. Ok, comunque sono abbastanza lontani. Davanti ce n'è solo uno. Due. Cerchiamo di sfuggirli. Ok. Perfetto. Comunque sono zombie, sì, che alla fine dei conti non corrono più di tanto. Quindi anche sfuggendoli ce la dovremmo fare tranquillamente, camminando normali, dico. Andiamo ancora un pochino più avanti, così prendiamo un pochino più di distanze. Dunque, non abbiamo naturalmente niente contro il sonno, cioè abbiamo cose per l'insonnia, ma peggiorerebbero solo la situazione. Sega scappone, zona da trekking, quello che abbiamo sulle spalle, vabbè. Andiamoci un pochino intorno. Sembrerebbe libera la situazione.
quelli ci stanno seguendo ma sono lontanissimi. Salve. Lei la potrei anche uccidere, sa? Due. Ok. Andiamo in inventario, ho detto. Giornale. No, il giornale non ci serve. Ci servirebbe tipo forse le vitamine, però salve anche a lei. Non so se quelli dietro stanno arrivando vicini, quindi magari muoia velocemente, per favore. Senza laggare, possibilmente. Ok, non c'è niente, guardiamo dietro. Forse hanno smesso di inseguirci. Sono le... è mezzanotte e 40, ragazzi. Il nostro personaggio ovviamente inizia a avere il sonno. E è anche stanco perché si sta facendo un sacco di strada a piedi. Quanto cazzo è lunga sta strada, oh. Sapete che c'è? Vaffanculo, e inizia a correre. Salve. Ok, abbiamo trovato la prima delle due dei due bivi che dobbiamo passare. Ci sono abbastanza vicini. Andiamo avanti. Questo lo dobbiamo passare. Anche quello dopo dovrebbe essere abbastanza vicino a questo. Infatti, eccolo qua. Poi a quello ancora dopo, che è un piccolo bivio. Abbiamo fame. Non è il momento di fermarsi a fare uno spuntino, sai? Dunque, dopo, quello ancora dopo, che è un piccolo bivio sempre su questo lato, dovremo svoltare invece, dovremo andarci. Forse, eccolo qua. Quella è la strada per la Lumber Mill. Lì c'è anche un casottino. Dunque, vediamo quanta gente abbiamo dietro, decisamente tanta. Quello ci ha visto. Oh, però c'è un altro qui. No, ah, non è questa la strada, è più avanti. Ok, facciamo una cosa. Seminiamo questi zombie. Infiltrandoci dentro la foresta, più o meno dovrebbe essere. Eccola lì la strada, questa qui. Quindi andiamo a tagliare per la foresta, così almeno seminiamo gli zombie. Sembrerebbe. Vabbè, non li vediamo naturalmente fra gli alberi. Quindi cerchiamo di seminarli, appunto. Oh! Che è? Dove sarebbe lo zombie? Forse stanno entrando anche loro nella foresta. Cerchiamo di prendere un po' le distanze. Stanno soffiando tipo i serpenti intanto gli zombie. Oh, più o meno ci dovremmo essere. Dunque. Facciamo una cosa, non so se è una buona idea, però già che siamo qua dentro nascosti, andiamo a mangiarci un... Dunque, che abbiamo di cibo dietro? Abbiamo un limone, mangiamoci un limone, che bello. Come se ci passa la fame? Sì, ok, fame passata, almeno siamo più tranquilli sotto quel punto di vista. Dovremo esserci alla fine di questa cazzo di foresta. Oh. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo usciti dalla foresta e dovremmo essere vicini a questa cazzo di Lumber Mill, Logging Co. Eccoci. Ok, qui dovremo trovare la dannata accetta. Cerchiamo di buttare giù questa tizia. Ok, apriamo l'inventario. Andiamo a vedere la zomba cosa c'ha. Ok, niente. Cerchiamo di andare ancora avanti. Ok, là c'è l'ingresso, quindi andiamo in questa direzione e poi andiamo a scavalcare lì. Ok. Allora, questo dovrebbe essere ovviamente il luogo più logico dove trovare un'accetta, perché è un'azienda che lavora in legno, quindi a norma se c'è un'accetta la troviamo qui. Andiamo a scavalcare. E guardiamoci, per bene intorno lì c'è uno zombie, qui ci dovrebbero essere tutti gli edifici di questa azienda. Iniziamo da quelli più piccoli come questo. Ci dovrebbe essere anche delle cose per il personale. Se c'è qualcosa che ci permette di dormire, andremo appunto a dormire. Questa è una specie di postiglio, sembrerebbe. Andiamo
Penso ci sia un allarme, quindi andiamo a scavalcare. Ah no, è tipo una stazione di controllo. Chiudiamo la finestra intanto. Apri l'inventario, ovviamente non c'è niente da prendere. Ah no, sì, c'è. Niente. E niente. C'è un bel cazzo, ecco cosa c'è. Dunque andiamo a riuscire. Magari dalla porta. Chiudiamo l'inventario, se no mi copre mezzo schermo. Quelli sono eccessi. Proviamo ad andare a vedere in questo edificio qua. Sembrerebbe un container per il personale. Dunque c'è già qualcosa per terra. Quindi apriamo l'inventario e vediamo un pochino. Tipo nel cestino c'è un accendino. E per terra mi sembrava ci fosse qualcosa, a dire la verità, ma non c'è niente. Vediamo se questo si apre. Questa è chiusa. Qui ci sta che un allarme ci sia. Però c'è un coso anche per bere intanto. Vediamo se c'è anche tipo una brandina per riposarsi. No, è un ufficetto. Vabbè. Andiamo a vedere qui. Forbici, penna. Qui c'è niente. Qui c'è niente. Bene. Qui andiamo a fare riempi bottiglia d'acqua. Così ci riforniamo di cibi, di liquidi. E beviamo. Ok, ragazzi, abbiamo decisamente bisogno di dormire. Perché non esci dalla porta? Dunque, andiamo a vedere che edifici ci sono. Qui penso ci sia il grosso dello stabilimento. Ovviamente dentro ai bagni non si dorme. Dobbiamo cercare. Probabilmente l'edificio principale. Ci sarà anche magari un divanetto, qualcosa del genere. Guardate quanta legna. Ok. Andiamo, questo sembrerebbe un edificio. C'è un edificio? Non riesco a capire se è un edificio o se è solo un muro. Dunque. Qui non possiamo passare qua dietro, sì. Dunque. Vediamo se per caso ci fosse un'accetta per terra. Oi! Questo? Seri? Ceppo, ma meglio! Ah, ok, ragazzi, possiamo direttamente prenderli da qui senza andare a cosare, a raccoglierli con l'accetta. Prendi, come non me lo prendi? Boh, vabbè. Dunque, con il ceppo dovremmo trovarlo qua, tipo. Capisco, come non me lo prende. Prendi tutto, andiamo a trasportare il ceppo qua. Ah, ok, taking from container, ok. Lo sta prendendo. A norma con la nostra sega potremo andare a trasformare il ceppo in un asse. Stiamo trasportando troppo peso, lo so. Taglia ceppi, ok. Tagli ceppi e ottieni. Carico estremamente pesante nella schiena, movimento compromesso. Ok, vabbè, intanto abbiamo ottenuto degli assi. Andiamo a fare taglia ceppi ancora. Abbiamo trovato tre assi. Abbiamo 9 chiodi. A norma possiamo iniziare a costruire. Oh, un muro di legno. Finalmente. Intragliatura porta, cornice. Ragazzi, possiamo iniziare a creare la nostra casetta. Quindi andiamo a fare innanzitutto asse 2, chiodi 3. No, una colonna di legno, sì. Facciamola qui nel mezzo, facciamo il nostro riparo qui. Ovviamente abbiamo bisogno di chiodi. Quindi mettiamo anche questa. Facciamola tipo qui. E non abbiamo abbastanza chiodi, probabilmente. No. Non abbiamo abbastanza colonna di legno. Ah, né chiodi né assi. Quindi per adesso ci dobbiamo fermare qui con la nostra costruzione. Ricordiamoci la posizione più o meno. Andiamo a vedere un pochino comunque se troviamo l'accetta. Perché sia per il discorso della raccolta dei ceppi, sia per quanto riguarda l'apertura delle porte, l'accetta è importantissima. Vediamo un pochino se riusciamo a trovare l'ingresso di un edificio, quindi. Qui mi sembra di vedere solo legno, perdita d'occhio, ragazzi.
se qui possiamo scavalcare. No, questo possiamo tipo tagliarlo, no? Ah, vabbè, tanto qui si può passare, quindi. Passiamo da di qua. Dunque. Andiamo a vedere in questa direzione se troviamo qualcosa. Sembra che qui si apra, forse ci sono degli edifici. Intanto lì c'è un container. Oh, oh! Sono arrivate le 7:30 di mattina, ragazzi, e siamo ancora in piedi. Il nostro personaggio fra poco crollerà, perché siamo esausti. Questo non so se è apribile, sì, c'è l'ingresso da di qua. A vedere. Ok, un sacco di roba. Dunque, picchetto, no, chiodi decisamente, prendi tutto. In questa troviamo, dunque mettiamoci qui che ci si prendiamo tutto. Picchetto ce l'abbiamo già, chiodi, cartucce per fucile, anche se non ho un fucile, 12 cartucce per il fucile me ne prendo. Chiodi. Prendi tutta la batteria, potrebbe fare comodo, quindi prendiamocela. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo, no? Più o meno. Oh, invece sì, chiodi. Cartucce per fucile, prendi tutto. Stiamo trasportando troppo peso. Vediamo se riusciamo a ottenere qualcos'altro. Stiamo trasportando troppo peso, quindi magari tipo le cartucce per il fucile 24, dai ragazzi, lasciamole. Purtroppo mi dispiace, ma lasciamole. I chiodi intanto mettiamoli dentro al borsone, così ci occupano meno, ci pesano di meno. Andiamo a vedere qua. Davvero ora crolla per terra. Qui sembra che finisca questo coso. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. Qui c'è tipo due bidoni. Tre bidoni. Non c'è niente, tutte e tre. Lì c'è un cesso. Andiamo a vedere di qua. Dunque, di qua ci dovrebbero essere gli uffici, se non sbaglio. Questo lato. Questo era solo il deposito. Potrebbe essere davvero utile costruire qualcosa lì. Farci il nostro rifugino lì dentro. E dentro al rifugino riempirlo di casse e riempirlo di legna per costruire poi effettivamente la nostra casa. Puoi fare il trasporto. Oh, non correre. Oh sì, come vedete qui c'è un bel edificione grande. Andiamo a levare il nostro inventario. Controlliamo di non aver nessuno alle spalle. Qui mi garberebbe fare le cose con calma. Quindi cerchiamo di. Oh, c'è una porta aperta. Cerchiamo di non aggrare. Ora non dico nessuno, però. Cerchiamo di. Visto che c'è già anche la porta aperta lì. Abbiamo fame, ora mangiamo. Cerchiamo di aggrarne magari solo questo qua. Ok, l'abbiamo aggrato adesso. Vediamo un pochino intorno se ce ne sono altri. No, guardi no. Ok. Comunque essendoci la porta aperta, ovviamente anche dentro ci saranno zombie. Quanto cazzo vuoi campare te? Oh. Dunque, ora se hai. Over here, non perché berci, perché sei un cretino, Nicolas, perché pisci tasti a caso. Dunque, andiamo di qua. Salve. C'è nessuno? Si può? Come si chiude questa? Voglio chiudere la sala cinesca. Non si può chiudere la sala cinesca? Ok. Allora, ragazzi, qui è pieno di roba. È veramente pieno. Oh, asse, guardate, guardate qua quanta roba. Dunque, questo qui a norma dovremmo essere in grado di rifornirci con un sacco di roba, davvero. Quello che ci interessa, però, magari sono tipo i piani superiori in questo momento, perché dobbiamo dormire, se no il nostro personaggio ci abbandona. Dunque, burro di arachidi. Ma mangiamoci burro di arachidi. Abbiamo bisogno di un po' di energia. Vai. Perfetto. Intanto andiamo di sopra. Hello? Ah sì, parecchia di roba ce n'è di sopra. Possiamo tipo. Forse con un cuscino potevamo dormire così.
Dunque, vediamo se costruisci, vediamo se c'è tipo mobili, tavolo, sedia, barile per la raccolta di acqua. Un barile per raccogliere la pioggia. Ah, figo. Ok, recinzione, light source, pavimento, scale, porta. Possiamo costruire davvero una bella casa. Richiederà tanto impegno questa cosa, però ce la potremmo fare. Ci la possiamo fare. Andiamo ad aprire questa porta, salve. Ma un divano, così, per far riposare il personale quando magari non lavorano. Tanto andiamo a bere. Perché noi dobbiamo dormire in qualche maniera. Riempi bottiglia d'acqua. Andiamo a vedere un pochino qua. Niente. Chiodi 5. Prendi tutto. Di chiodi ne abbiamo diversi. Piede di porco. Ah, allora non è il picchetto. Il picchetto è un'altra cosa. Torcia elettrica. No, vabbè, stecca da biliardo. Allora andiamo. Ragazzi, vabbè, rinunciamo a dormire. Rinunciamo al sonno totalmente. E direi che esploriamo un pochino. Guardiamo cosa troviamo. Quanti chiodi troviamo. Più che altro, perché i ceppi li prendiamo di là. Poi li trasformiamo in assi. Grazie alla nostra sega. Nastro adesivo, batteria, colla, picchetto, bustina. C'è di tutto però qui dentro, non c'è solo roba relativa alla cosa della raccolta del legno, via. Prendi tutto, buono. Andiamo a vedere asse, vabbè, asse prendiamola. Un sacco di sabbia vuoto, bello. Batteria, ce ne abbiamo, fertilizzante, nastro adesivo. Dobbiamo anche imparare a coltivare, perché prima o poi dovremo procacciarci il cibo in questa maniera. Ho detto prendi, ma vaffanculo. Scatola di chiodi? Wow, prendi. Ma mi pigli per il culo? Vai qui. Vai qui allora. Oh, hai visto? Dunque, andiamo qui, scatola di chiodi, cosa dovrebbe essere? Scusate, non lo è. Scatola di chiodi, apri la scatola di chiodi. Chiodi 100, wow. Ragazzi, oh, perché non mi dai retta? Ah, è perché è pieno. Dunque, chiodi 41, abbiamo 141 di chiodi, eh. Dunque, andiamo a vedere cosa possiamo costruire. Porta. Scale, pavimento, recinzione, palo di legno per sostenere il filo spinato. Recinzione di legno, recinzione filo spinato, carpenteria 0 su 2, barbed wire, filo spinato 0 su 1. Ok, tutta questa roba naturalmente la dovremo andare a raccogliere in giro per il mondo. Dunque, qui andiamo semplicemente dietro, magari ci sono altri drop. Chiodi 5, vabbè, chiodi, lasciamo perdere il drop dei chiodi perché insomma ce ne abbiamo già abbastanza. Andiamo a vedere qua. Ci sono dei water. Vediamo se c'è qualcosa che ci può interessare. Candeggina nel suolo. Andiamo a dunque. Continuiamo a esplorare qui. E vabbè, per adesso interrompiamo qui l'episodio. Nel prossimo episodio andremo a esplorare per bene questo edificio. Qui ci sono roba da mangiare. Non è che c'è un divano qui. Salve. No, direi di no. Arrivederci. Ok. Nel prossimo episodio andremo a esplorare per bene. Magari riusciremo a costruire un piccolo angolino sicuro qua dentro. E poi andremo piano piano a prendere tutta questa roba. Perché come vedete anche qui ci sono un sacco di ceppi da prendere per realizzare le nostre strutture. Intanto iniziare a raccoglierli già che ci sono. E sperando anche di riuscire a far riposare il nostro tizio. Ora, sinceramente, non so cosa succede se non lo facciamo riposare abbastanza. Penso che tipo svenga. Quindi potrebbe essere un buon momento per svenire, sappilo, perché qui comunque sei, anche se aperto, sei più o meno al sicuro, diciamo. E cercheremo di realizzare, grazie al nostro martello, chiodi e tutto, delle strutture. Come crea bastone in legno, per esempio. Asse, tieni sega, fora asse. Crea kit per fuoco da campo, costruisce asse chiodate, vedete? Sono un sacco di opzioni di costruzione, quindi cercheremo di esplorarle meglio la prossima volta. Questo cos'è? Questo cos'è? Oh, mi sembrava tipo una brandina. Affanculo.
Qui immagino che andrà sull'esterno. Salve. Sì, decisamente sull'esterno. Andiamo a chiudere. Leva questo menu del cazzo. Via. Chiudi, chiudi. Ok. Apriamo questa porta. Immagino che dia ancora sul magazzino. No. Dunque, cos'è? Ah, è tipo il coso per il personale. Hanno il tiramatita. Vediamo se ce l'avranno un posto da riposarsi questi. No, eh. Va bene, ragazzi, interrompiamo qui allora. E appunto, nel prossimo video cercheremo di costruirci il nostro piccolo angolo sicuro qua dentro. Siamo anche accaldati, non so per quale motivo. Vabbè, comunque cercheremo di far riposare anche il nostro tizio, che è tipo 36 ore in questo momento che non dorme. Quindi, se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Brick2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.